Adesso non si scherza più. Adesso Farida caccia le palle, i denti affilati, e combatte per la vittoria. Hello, hello, hello! Ciao ragazze! Che gnocco! Che gnocco! Pazzesca! Come state? Bene! Lukisha? Mi raccomando, non è il momento di mettersi comode perché tu sei stata salvata, ma come diceva Claudia Mori, non succederà più. Più, ecco. Come sapete, anche questa settimana dovrete cimentarvi in una mini sfida. La vincitrice di questa mini sfida si porterà a casa un enorme vantaggio per la maxi sfida. Oggi ho deciso di dirvi le cose poco per volta. E la prima cosa che vi dirò è che da questo secondo avete 30 minuti per mettervi in drag. Via! Ah, 30 minuti! Non ho finito! Non ho finito! Non male che io sono una professionista e Night aiutano. Avevo finito. Mi metto qui, ragazzi. Corro subito a farmi il trucco, perché tanto su quello il chirurgo ha fatto il suo dovere. Cioè, ottimo, ma si fa tutto da prima. Anche gli specchi qua. Truccate, vestite, parrucate, tacchi, senza sapere cosa stiamo facendo. Ho la testa, sono completamente out. Un mostro, raga, amato. Ah no, noi belle. Saremo stupende. Saputo e risaputo che noi drag, per essere favolose, abbiamo bisogno di tante ore di trucco. Non c'è tempo a perdere, via! Trucco a caso, non copro le sopracciglia. Prendi le cose, le sbatti in faccia, cerchi di dare una forma. Rossetto. Mi giro attorno e vedo questo cappello con le frange, un mio best drag e le mie scarpe da prostituta nere. Tacchi e parrucche, 30 secondi. Ah! Merda, mi guardo e sembro mio zio. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tutte in fila,